casse, quante buste, minchia boh, con le paste nelle tasche, figa boh, oh, una gialla che sembra un bazooka. Yo ragazzi, e benvenuti in questo nuovo video dal canale di Guantanamo Guys. Come vedete siamo di nuovo con Skyrim in questa piccola guida dove vi farò vedere due incantesimi. Allora, come vedete siamo a Dragon's Reach, il castello di Whiterun per intenderci, dove dovremo andare a acquistare due incantesimi da Faringar, mi pare si chiama, il maghetto Harry Potter de corte. Eccolo qua, sta seduto qui a farsi le seghe, noi ci parliamo. Che cosa vendi chiaramente, no? E scorriamo fino a incantesimi libri e incantesimi di evocazione. Evoca spada e evoca ascia da guerra. Questi due incantesimi sono come evoca arco che vi ho fatto vedere nell'episodio precedente, però questi possono essere acquistati e non sono difficili da trovare come l'arco. Ora, l'effetto penso che lo conosciate: evoca spada, evoca una spada daedrica sempre per 120 secondi e se la ritraete, diciamo, sparisce. Invece ascia da guerra evoca un'arma a due mani invece, che dura sempre per 120 secondi. E sono sempre daedriche queste cose, quindi sono superiori a un'arma che uno avrebbe normalmente. Per gli inizi di gioco sono molto utili. Ora vi evoco l'ascia da guerra. Eccola qua, come potete vedere ha le sembianze daedriche, si può parare, si può attaccare e diciamo che è molto utile rispetto per esempio a un'ascia di ferro per chi magari è un po' all'inizio del gioco, no? Poi passiamo all'incantesimo evoca spada. Eccolo qua, lo utilizziamo subito. Ecco qua, evochiamo la nostra spada. Come vedete anch'essa ha le sembianze di una spada daedrica. Ne possiamo evocare anche due, equipaggiando l'incantesimo in entrambe le mani. E funzionano proprio come le spade normali. E vi fanno aumentare sia le armi a una mano, no? E anche l'evocazione, sia quando evocate le armi, sia quando uccidete i nemici con queste armi. Quindi sono utili in doppio modo, come l'arco evocato. Come vedete potete usarla sia una sia due, potete decidere voi il vostro stile di combattimento, oppure potete fare come ho provato io, che è un modo per risparmiare tempo molto simpatico, che mettete da una parte evoca arco e dall'altra parte evoca spada, così potrete fare una strategia del genere, ovvero evocate la spada con il nemico che avete vicino e iniziate a prenderlo a spadate. Poi magari per essere veloci, se c'è un nemico in lontananza che vi dà fastidio, evocate immediatamente l'arco e gli sparate. Quindi questa è una piccola comodità, insomma, vi ho fatto vedere questi due incantesimi. Spero che io sia stato utile, gli incantesimi costano poco, pure i poveri se li possono permettere. E niente ragazzi, vi ringrazio sempre per gli iscritti, per le visualizzazioni, commentate, mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. Un ciao da Lillo1125 e Lucky il Corvo. Qui c'è anche Serana mentre cercavo di stuprarla. Vedete come siamo partner, vedete, facciamo gli stessi movimenti. Ora vado via perché arriva la polizia. Ciao ciao belli. Ci portano via, arriva la polizia e ci portano via, arriva la polizia.